compagni e compagni cittadini, è stata una lunga passeggiata, faticosa ma molto bella, davvero vissuta con intensità e quindi nel rispetto anche alla vostra durata fisica rientrerò dentro i 10 minuti canonici per portare il saluto delle organizzazioni sindacali e della CGIL che mi onoro di rappresentare. Lo stimolo del sindaco Cuffaro lo accetto tutto per intero e sin da adesso dico al sindaco Micichè, siamo come sempre al fianco delle amministrazioni, chiediamo che si faccia subito un tavolo di regia con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni provinciali, le associazioni datoriali affinché ognuno ci metta una propria idea, affinché tutti potessimo concorrere per raggiungere gli obiettivi che questo strumento che è Agrigento della cultura ci mette a disposizione, sapendo che da solo è un titolo vuoto, perché se non si trovano le condizioni e creano le condizioni per essere accoglienti, socievoli, per garantire posti auto, per garantire la serenità di venire ad Agrigento e ricezione, falliremmo anche questo obiettivo e davvero questo sarà probabilmente l'ultimo treno che noi stiamo costruendo per provare a dare quella svolta che il sindaco Cuffaro auspicava. Giovanni Mangione ci ricordava che quest'anno, in occasione del 75 anni della Costituzione, CGIL e CISL e UIL ha voluto ricordare l'articolo 1 della stessa Costituzione. L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Oggi purtroppo sembra invece che sia una Repubblica fondata sul lavoro precario, sul lavoro povero, sfruttato e con tanti morti, è stato già detto. Si deve prendere atto che se si vuole trovare una soluzione alla denatalità bisogna incominciare con i valori di base, perché un lavoro precario non dà certezza del futuro, non c'è serenità e quindi non si fa una famiglia e non si completa la stessa con i figli. Un lavoro che ancora oggi viene pagato poche centinaia di euro e ci sono stipendi che non arrivano neanche ai 1000 euro e anche quei stipendi che superano i 1000-1200 euro non riescono a consentire piena dignità ad una famiglia arrivare a fine mese. Con un'inflazione che supera il 10% e la speculazione in atto che falcidia anche gli stipendi. Abbiamo visto i dati relativi ad accertamenti ispettivi di qualche settimana fa, dove nel mondo del commercio e del turismo ci sono picchi di lavoro nero che davvero sono preoccupanti, con il 75% delle aziende visitate che non hanno rispettato le norme di legge. In Sicilia si arriva ad evadere e ad eludere le norme persino al 95%. I famosi contratti stagionali che non rispettano i diritti elementari e ancora la mancanza di sicurezza nei cantieri di lavoro. L'anno scorso abbiamo avuto oltre 1300 morti, 500.000 incidenti sui luoghi di lavoro. In questo quadro il Consiglio dei Ministri oggi vara un decreto che allunga i contratti a tempo determinato sino a 24 ore, in alcune circostanze anche a 36 ore, reintroduce i voucher, non affronta la questione dei contratti pirata in Italia. Abbiamo oltre 900 contratti di lavoro e solo poco più di 200 firmati dai sindacati confederali. Questo significa che le aziende si fanno i sindacati cosiddetti gialli pirata, si firmano gli accordi per poter pagare un lavoratore poche euro all'ora. Per quanto riguarda la sicurezza del lavoro invece si superano loro stessi. Non provvede l'assunzione degli ispettori, non provvede il rafforzamento della medicina del lavoro. Invece viene ipotizzato che a certificare la sicurezza nei posti di lavoro siano i consulenti delle proprie aziende che li pagano e che quindi gli devono certificare che i documenti di valutazione rischio sono in ordine. Per quanto riguarda l'ultima vergognosa norma fatta che incide pesantemente sulle morti sul lavoro è il codice degli appalti cosiddetto voluto dall'onorevole Salvini, un contratto
il codice degli appalti che lascia libertà di andare in deroga da subappalto a subappalto, costringendo di fatto l'ultima azienda, per non fallire, a speculare, a risparmiare sia sui costi della qualità del lavoro, della qualità delle forniture, ma anche sulle dotazioni per le protezioni individuali. In questo quadro certamente non aiuta l'attuale legge per le pensioni. Hanno rimosso dai loro pensieri la legge Fornero, di cui anche qui l'onorevole Salvini ha costruito la propria carriera politica dicendo di abolire la legge Fornero, salvo poi tutte le volte che va al governo dimenticandosene. E qui, anche qui, incide violentemente per l'incolumità dei lavoratori,